Se vedo che ti sei mossa, la radio si spegne immediatamente. Ehi, adesso l'accendo. Le valvole devono riscaldarsi e ci mettono un po' di tempo. Buonasera, signore e signori. Qui è la BBC di Londra. In un mondo in cui possedere una radio era severamente proibito, un uomo trovò il modo di far arrivare le buone notizie alla sua gente. Le inventò. Ieri sera Churchill ha parlato al popolo polacco. In polacco? Le volete le ultime notizie o no? Shh. D'un tratto, poche, semplici parole. I russi sono arrivati a Pesanica. Diedero a loro un motivo di speranza. Mandano i carri armati. Carri armati? Sotto una massiccia copertura aerea. Le ha detto qualcosa sulla linea del fronte? Ho sentito niente sul mercato azionario. E fecero di un uomo qualsiasi. Jacob Haim non sarà il messia, ma potrebbe essere un profeta. Una guida. Mi chiamo Jacob Haim. Quel Jacob Haim? La prego, distrugga quella radio prima che i tedeschi gliela scoprano. Io non ce l'ho, una radio. Da quando il signor Haim ha accettato di condividere le informazioni con noi, non c'è più stato un solo caso di suicidio in tutto il ghetto. Dovete resistere, i russi sono a 400 chilometri da qui. Racconta storie per attirare l'attenzione. Almeno ha dato a questa gente un po' di speranza. Ho cominciato a inventarmi quelle cose. Ci ho quasi creduto anch'io. Non li vedremo mai, i russi, vero? E quelli cosa sono? È una medicina meravigliosa la sua. Io ammiro quello che fa, davvero. Signor Churchill, vorrei che aggiornasse i radioascoltatori sugli ultimi avvenimenti attorno a Pesanica. I russi non stanno arrivando, vero? Ti direi mai una bugia su una cosa simile? Vincitore di un premio Oscar, Robin Williams. Ha cominciato lei e ora deve continuare, andare avanti. Jacob, il bugiardo. Speriamo che mentendo abbia detto la verità.